questa sera parleremo dei Vatalist, il gruppo musicale del momento. Parleremo di come sono nati dal nulla. La loro storia comincia quando una ragazza intraprendente, Veronica Dal Pozzo, una ragazza dalla volontà di granito, decide di voler finalmente realizzare il suo sogno. Lei voleva diventare la manager di una band di successo internazionale. Dopo aver fallito con gruppi come i Rolling Stones, i Backstreet Boys e addirittura con i Pooh, cosciente ad aver toccato veramente il fondo, decise di ripartire da zero. A Bologna si recò al liceo Galvani e cominciò a vagare per i suoi bui e tetri corridoi alla ricerca dei quattro ragazzi più sfigati ed emarginati della scuola. Dopo averli trovati, applicò il suo metodo di allenamento e ne fece dei figacci da paura, o quantomeno delle persone rispettabili. Oggi tutti conosciamo il loro aspetto e il loro irresistibile sex appeal, ma vi presentiamo questa sera la loro vera storia. Capitolo 1. Ludovico era un ragazzo studioso e un po' all'antica, diciamo pure uno sfigato, che veniva sempre preso in mezzo dai bulletti più cattivi della scuola, che amavano pestarlo allegramente a sangue. Ludovico amava rinchiudersi nel suo angoletto del pianto e rimaneva lì, anche per ore e ore, paralizzato dalla paura. Capitolo 2. Capitolo 3. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies, and she only reveals what she wants you to see.
She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. She never gives in. She just changes her mind. She'll promise you more than the Garden of Eden. Then she'll carelessly cut you and laugh while you... Capitolo 4. Take a hold of my heart.
Capitolo 5. Lo so, potrebbe sembrare tutta una trovata pubblicitaria, ma spesso la realtà supera anche i sogni più inimmaginabili. E per riscaldare i vostri cuori, infreddoliti da questo ottobre di scuola, ecco a voi il loro ultimo video in anteprima mondiale, con Back for Good di Vatter. Guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick marks still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back, I want you back for good. Unaware, but underlined, I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. See, I want you back for good. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Ciclo.